Purtroppo Jonathan Galindo è arrivato ufficialmente anche Ronnie Rudney, non so neanche come pronunciarlo ragazzi. Questo personaggio si narra che sia ancora più spietato e ancora più cattivo di Jonathan Galindo e naturalmente non potevamo non realizzare un video. Eccoci qua ragazzi, questo è praticamente il suo profilo ufficiale di TikTok, perché sì ragazzi, ha sia Instagram e sia TikTok. E mi raccomando, fate molta attenzione se durante la notte o il pomeriggio vi contatta questo essere umano, questo pazzoide su Instagram, perché potrebbe diventare veramente molto molto pericoloso. Dunque ragazzi, osserviamo un secondo quali sono i suoi video, cosa fa effettivamente su TikTok. Ah, ciao ragazzi, cioè fa... Oh mio Dio ragazzi, sono io, Ronnie. No ragazzi, è veramente inquietante, bruttissimo. Guarda dove abita. No raga, questo è veramente bruttissimo. Vediamo qua. Oh mio Dio ragazzi, Ronnie che mangia. Che poi tra l'altro, perché questa maschera bruttissima ragazzi? Io mentre mangia, mangia il sushi. No, non ci posso credere, veramente raga. Lui ha fatto un video mentre mangia del sushi. Vediamo un po'. Non ci posso credere raga, comunque la maschera è veramente... Non sa neanche prendere le bacchette, non sa neanche usarle. Oh mio Dio raga, inquietante. Raga che schifo. Cioè mi viene lo schifo, eppure il sushi a me piace. Penso anche a voi piaccia il sushi. Ma raga, questo è veramente disgustoso. Ok, no, questi video sono troppo inquietanti. Guardate. Hey buddy, my name's Reggie and I'm a monster. Cosa dite? Che schifo raga. Non ci posso credere. Va bene, non perdiamo tempo. Anche perché è una big news ragazzi, andando su Instagram e andando nei messaggi privati, guardate un po' chi mi ha scritto. Proprio lui, Ronnie Rudney, il profilo ufficiale. Infatti se vedete ragazzi ha 8536 follower e mi ha scritto ieri alle 2:27. Per tutto questo tempo non ho risposto perché naturalmente ho detto fermi un attimo, dobbiamo effettivamente registrarci un video. È proprio lui quello ufficiale, Ronnie Rudney. Quindi ora siamo pronti a rispondere. Purtroppo dobbiamo parlare in inglese, ma non vi preoccupate perché ragazzi vi farò da traduzione io, da traduttore. E gli scriviamo: Hi Ronnie, what you want? Quindi cosa vuoi? Cosa vuoi? Vediamo un po' ragazzi, vediamo un po' se visualizza subito numero uno e specialmente se effettivamente andrà a rispondere, perché mi ha scritto veramente lui alle 2:27 e ribadisco, questo è il profilo ufficiale. Tra l'altro voglio fare una piccola cosa per fargli arrivare più notifiche: mettere anche il follow. Oh mio Dio, ha già risposto. I want you, significa ti voglio. In che senso mi vuole ragazzi? Con la faccina tra l'altro quella bruttissima del diavolo. Oh mio Dio raga, mi raccomando, non scrivete per nessun motivo, neanche con profili secondari, a questo personaggio. Non scriveteli ragazzi. Ha scritto: however, happy to see you here, Cadiax, you are next. Praticamente, comunque sia, sono felice di vederti qua, Cadiax, tu sei il prossimo. What? Aspetta. Ehi, stop one moment, gli scriviamo. Fermati un secondo. Perché mi hai scritto? Why you have sent me a message? Ok, gli scriviamo: what you want really? Cosa vuoi veramente? No, ragazzi, a me fa veramente paura. Mi viene proprio da piangere. Io ho scritto: fermati un secondo, perché mi hai inviato un messaggio? Cosa vuoi realmente? Perché ho scelto te per il mio piano. Che caspita sta dicendo? Aspetta. What plan? Quale piano? What you mean? Cosa vuoi dire? Quale piano? Ragazzi, aspettate. Però ha visualizzato, quindi è attivo in chat. Sta scrivendo. No, ragazzi, veramente. Questo è molto più inquietante rispetto a Jonathan Galindo. Anche perché Jonathan Galindo, alla fine, c'erano troppi Jonathan Galindo. E quindi molti probabilmente erano fake. Ma questo è l'ufficiale. E ha scritto: ti ho contattato perché penso che sei quello perfetto da sacrificare per il mio piano. Cosa? Fermi un attimo. Sacrificare cosa? Sei pazzo, gli scriviamo, sei pazzo, oppure sbagliato. Oh mio Dio, raga, ho ansia, non riesco neanche a scrivere. No, raga, questo qua vuole sacrificare. E poi tra l'altro, ora gli chiediamo, ma effettivamente come fai a sacrificarmi se non sai neanche dove abito? Ok, gli scrivo, ma aspetta un secondo. Oh, you can sacrifice me if you don't
No, ok, quindi se non sai where I live, se non sai dove abito. Ragazzi, qua effettivamente lo freghiamo un secondo, perché lui non sa dove abita. Tendenzialmente, almeno spero, non sappia dove abito. Qua, ragazzi, lo abbiamo veramente fregato. Infatti ha smesso anche di scrivere. No, sta scrivendo di nuovo. Raga, tanto non ha... Non può sapere dove abito. Sapete perché, ragazzi? Su Instagram non si può prendere l'indirizzo, l'IP. Quindi è impossibile al 100% che lui sappia dove abito. Ragazzi, so dove abiti. Sei in Calabria, esattamente a Rende. E ti sto guardando in questo momento. Fermi un attimo. Ho qualche telecamera nascosta, forse? Ho forse qualche telecamera... Raga, forse sta usando la fotocamera che sto utilizzando per registrare. No, 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 no. Wait, stop, stop here, fermati qua, stop here, fermati qua. Please, please, Ronnie. No, ragazzi, questo qua ci fa fuori, questo qua ci fa fuori, questo qua ci fa fuori. Why you have chose me? I'm a simple guy that make video on YouTube. Ronnie, please. Ok, ok, ok. Piangendo, ragazzi, piangendo proprio perché effettivamente dobbiamo farlo capire. Io ho scritto: ma perché hai scelto me? Sono un ragazzo semplice che fa video su YouTube. Perché proprio me? Perché proprio me? Mi hai risposto, quindi non c'è una via d'uscita, ha scritto. Porca miseria, ragazzi. Ve l'ho detto, non dovete rispondere. Non scrivete, non rispondete a questo pazzo, raga. Perché vi... non so come. Avrà qualche hack installata sulla chat di Instagram, ma riesce a beccare il vostro indirizzo. Raga, non lo fate. Fidatevi di me. Fidatevi di me. Non rispondete, perché avete visto cosa ha scritto. Mi hai risposto e ora non c'è più nessuna via d'uscita. Oddio, cosa ha scritto? Allora, perché tu fai video su YouTube e se sparisci un sacco di persone lo sapranno e io diventerò ancora più famoso e ancora più bambini mi scriveranno e ancora più bambini verranno uccisi da me. Io ve l'ho detto, se rispondete sarete dannati a vita, ragazzi. Tu sei la perfetta persona da sacrificare per mio fratello. Penso che tu lo sai già. Your brother? What? Ronnie, you have a brother? In che senso, ragazzi? In che senso? Fermi un attimo. Cioè, praticamente questo qua mi vuole sacrificare per vendicare suo fratello? Ok, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Ragazzi, ha scritto tip. Il suo nome è Jonathan Galindo. Sono il fratello maggiore e adesso mi prenderò la rivincita, quindi la vendetta per 2 anni fa. Di 2 anni fa. Non credi che sappia dove abiti? Ecco le prove. Raga, che c***o dite? Raga, questa è una foto scattata da... Oh mio Dio, non ci crederò mai. Guardate qua, non ci crederò mai, non ci posso credere. Raga, fermi un attimo. Allora, probabilmente da questa cosa, che è un souvenir preso in Senegal, raga. Questo souvenir l'ho preso in Africa. Ronnie Rudney è riuscito a collegarsi a questo telefono e mi ha scattato una foto da dietro. No, 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 no. No, 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 Ronnie, stop, please, sono fregato.